Ciao a tutti e benvenuti a un sabato con me. Sarà il nome di questa rubrica? No, volevo semplicemente vloggare questa giornata. Contrariamente all'altro vlog improvvisato, però oggi non leggerò tutto il giorno perché non ne ho la possibilità. Infatti ieri ho avuto la bellissima notizia, per chi segue i miei vlog della laurea e dei miei successi accademici, la lavatrice ha finito, grazie. Dicevo, ho avuto la grandissima notizia di non aver avuto una gioia nella vita e quindi non ho superato esame di tedesco. Infatti non ho superato un modulo, che cioè, voglio dire, se non avessi superato, non lo so, l'ascolto, chi se ne frega, mi facevo un paio di esercizi. Se non avessi superato la comprensione, vabbè, mi facevo anche lì un paio di esercizi, non sono difficili. No, non ho superato lo scritto, quindi regà, voi non avete idea di che cosa significhi. Quando ho chiamato, la tipa mi fa: hai fatto solamente errori grammaticali, quindi capite che la mia autostima una merda ieri. Per tutti quelli che mi dicevano di credere più in te stessa, avete visto? Non sono io che non credo in me stessa, sono proprio io che non ce la faccio. Quindi tutto ciò comunque non per aggiornarvi su sta roba, ma cioè anche, ma per dirvi che mi hanno rimesso l'esame per poter rifare questo modulo il 18, sempre di settembre ovviamente, quindi mi laureerò, non lo so raga, però ogni giorno devo fare, poi manderò alla scuola che me lo corregge, uno schreiben, cioè un testo scritto, loro me lo correggono, eccetera eccetera. Loro mi devono mandare dei prototipi, non me li hanno mandati perché vi pare, o comunque ancora non me li hanno mandati, quindi rifarò quelli che già avevo, ovviamente senza copiare quelli che avevo già fatto, e questa è sicuramente una delle cose che farò oggi, però non la farò subito perché stamattina i miei non ci sono e io utilizzo questo tempo per girare un video oltre a questo, siccome ci sarà silenzio in casa. Poi farò questa cosa di tedesco, poi ci sarà il magico momento in cui andrò a scrivere la tesi. Oggi sarà un giorno dove smatterò. Siete pronti per il circo? Spero di sì, perché sarà il circo. Ho fatto colazione, mi sono dimenticata di mostrarvela, ho semplicemente bevuto il tè all'inglese che ultimamente sto bevendo un sacco. Ora mi faccio un altro tè da portarmi via, che poi da portarmi via dove sarà? Da portarmi su, però in realtà non è un tè, mi farò una tisana perché too much caffeina non va bene. E penso che mi farò mela d'oriente, anche se è un tè credo, non è una tisana. Ma non importa, dai, today non facciamoci domande perché I need energy. Oggi siamo international, parliamo un po' tutte le lingue. È il momento di scegliere la tazza. Penso che andrò su Daenerys. Oggi sono in mood Game of Thrones, perché un po' Game of Thrones mi manca. E soprattutto mi manca Daenerys. E adesso andiamo di sopra e la prima cosa che farò, come vi avevo detto, è girare il video, che per la maggior parte avevo già tutto preparato, non devo ricercare niente e poi studiamo. Ho finito di fare il video e penso che adesso lavorerò un pochino sulla tesi, solamente che fuori di casa stanno facendo un concerto di musica. Sparatemi pure! La gioia di oggi è che è uscito un nuovo video, se YouTube ce la può fare, eccolo qua, di Ambient World, si chiama Hagrid's Hut. Io sono troppo felice, raga. Mio Dio, guardate che bellezza. Io muoio, raga. Che bella vita, cazzo, che bella vita.
post pranzo, è arrivato il momento di fare tedesco e io ho zero voglia. Penso che metterò un timer di un'ora, forse sono 50 minuti, non mi ricordo quanto tempo ho. Adesso guardo per provare a rifare un testo che appunto ho già fatto. Farò la brutta copia e poi proverò anche a copiare, così vedo insomma quanto tempo ci metto, e poi lo manderò alla scuola. Proverò a farne uno, poi se ho voglia magari ne faccio un altro più tardi, poi continuerò con la tesi. E oggi ho proprio voglia di farmi un bagno di nuovo, anche se winter is not coming, perché fa piuttosto caldo oggi, però ho bisogno di rilassarmi dopo le giornate stressanti degli ultimi giorni. Ho esattamente un'ora per farli. Adesso mischierò i tre fogli che ho già, quello che viene fuori verrà fuori. Dirvi che mi ricordo qualcosa di tedesco sarebbe una bugia, perché non mi ricordo nulla, non faccio tedesco da 10 giorni, ma questo è il risultato. Però va bene così, mi metterò a fare il mio esercizio e poi come andrà andrà, senza ovviamente usare il computer, senza cercare alcuna parola come se fossi all'esame. Mi baserò su me stessa, sulle mie capacità intellettuali, che sono praticamente inesistenti perché non ho una capacità. Vedete quanto la mia autostima va giù quando non si supera un esame? E basta, questo è quanto. I miei sono andati a messa, e anche se ero abbastanza presa bene a scrivere la tesi, ma anche in realtà presa un po' male, perché mi ero un attimo preoccupata perché Google mi ha deluso, perché ovviamente il corona time e metà delle robe non le riesco a trovare su Google, e ovviamente non me la sento di andare in biblioteca ogni 5 secondi per cercare le robe, quindi le cerco su Google Books. Google Books non mi dava i numeri delle pagine di un libro e quindi stavo morendo. Poi ho trovato una soluzione. In ogni caso, i miei sono a messa, dicevo, quindi ho deciso che mi farò il bagno, siccome c'è silenzio in casa, c'è tranquillità. Solo che il problema del mio bagno, non so se già l'ho spiegato, non credo, che poi il mio bagno, il bagno a casa dei miei, è che l'acqua, anche se io la metto nella vasca, ci mette un botto a scaldarsi, quindi devo scaldare una pentola, che in realtà non si dice pentola ma va bene, di acqua, buttarla dentro la vasca eccetera, quindi ci metterò un bel po'. In realtà si fa quel che si può. Adesso qual era la pentola? Era questa? Boh, mi pare di sì.
La pentola è sul fuoco, vorrei uccidere mia madre perché ha usato quello che serviva a me, quindi ora devo cercare un altro coperchio. Se non lo trovo sono un po' nella merda. Nel mentre che lo cerco volevo parlarvi del libro che ho iniziato stamattina a leggere, che in realtà lo sto ascoltando in audiolibro. Ti vada bene questo coperchio? Boh, sì dai, va abbastanza bene. Perché è un libro barra audiolibro che tutti stavano ascoltando quando il movimento Black Lives Matter, è brutto dire ha preso piede perché non ha preso piede l'altro ieri, però ha iniziato un po' di più a farsi sentire ovunque, in particolare anche qua in Italia con l'omicidio di George Floyd eccetera, e cioè We Need to Talk About Race. Spero davvero che ci sia anche in italiano questo libro, perché ho ascoltato qualcosa come mezz'ora, ma secondo me ne vale tantissimo la pena, perché ho ascoltato solamente mezz'ora ma io già stavo lacrimando e mi stavo già rendendo conto di quanto privilegio ho come persona bianca e di quanto problematico sia il nostro sistema. Non che prima non lo sapessi, ovviamente, però insomma ogni volta che ci pensi e una persona te lo fa notare o che senti delle testimonianze in prima persona, secondo me, non lo so, gli dà ancora più valore. Quindi se non l'avete ancora letto, assolutamente leggetelo o ascoltatelo in audiolibro. Io lo sto ascoltando su Storytel. Invece in cartaceo, libro che leggerò anche adesso in vasca, è La nona casa di Leigh Bardugo. Per adesso ho letto 82 pagine. Non mi sta entusiasmando, devo dirvi la verità. Prima cosa, non ho capito niente. Cioè, in queste 82 pagine è successo qualcosa? Assolutamente sì. Nel mentre apro l'acqua, aspettate. Leigh Bardugo ci ha presentato dei personaggi, ci ha presentato la storia, un pochino il mondo, però io non ho capito niente. Parla di questa ragazza chiamata Alex, che ha 20 anni più o meno, viene ammessa a Yale principalmente perché riesce a vedere questi Greys, che suppongo che in italiano si chiamino grigi, che sono dei fantasmi. E ok, entra in questa specie di club chiamato Leafy, però io non ho ben capito questi cosa fanno. Nel retro c'è scritto che riportano in vita i morti, va bene, quindi, ma perché li riportano in vita? Non si è capito. Io sono di quelle persone che vuole sapere dall'inizio che cosa fanno le persone, ok? Perché mi servono queste informazioni per capire. Ho già l'ansia perché non capisco. Ma soprattutto non mi sta molto piacendo lo stile di scrittura di Leigh Bardugo in questo libro. Non è molto positivo, perché mi era molto piaciuta in realtà in Sei ricorvi, mentre qui non tanto. Buttiamo il nostro first snowflake fingendo che winter stia arrivando. Oh cazzo, ne ho buttato un po' troppo forse. Comunque, per fingere che il nostro winter stia arrivando, ma quando in realtà non sta arrivando. E adesso entriamo. È un po' caldina, giusto un pochino, leggermente, un po' tanto. So che è stato un vlog non molto parlato, ma stasera quello che penso di fare è leggere un pochino, magari finire il capitolo che avevo iniziato e leggerne un altro, poi guardarmi una serie TV. Sono molto indecisa perché dovrei finire di guardare Dickinson, però non so perché è da stamattina che continuo a pensare ho voglia di guardare Criminal Minds, quindi magari mi guardo Criminal Minds, non so perché. Nel libro che sto leggendo, cioè La nona casa, c'è questa poesia che dice Winter will come. Io lo spero, libro, perché sinceramente fa troppo caldo per essere il 12 di settembre. Io vorrei avere già il pigiama con i pantaloni lunghi, ce l'avevo fino alla settimana scorsa, perché ora fa di nuovo caldo. Me lo vuoi spiegare? Grazie madre natura, per favore fai tornare il freddo, please, grazie. Possiamo renderci conto che io non ci uno in spagnolo, o dovrei avercelo? Non ho idea di cosa volesse dire la parola pariome mi madre in una noce oscura, e per fortuna che c'è la traduzione sotto, altrimenti non l'avrei saputo che voleva dire partorire. Però il C1. No, ok, forse non sono così ignorante. Sotto c'è scritto che è qualche tipo di dialetto. Ho ancora qualche speranza di non essere così ignorante in spagnolo. Alla fine ho letto solamente un capitolo e adesso mi metto a guardare Criminal Minds, mi sa. Anche se dovrei vedere Dickinson effettivamente, però mi guardo Criminal Minds. The
This image was captured moments before your nephew reported Katie missing. Non so se sono solamente io, però con molti episodi di Criminal Minds io faccio un po' un piantino. Anche con questo ho pianto. Comunque, se c'è una cosa che mi chiedo molto spesso guardando molte serie TV americane, e non so se anche qui sono solo io, è che non ve lo chiedete anche voi? Tipo, come fa tutta questa gente a pagarsi le spese mediche? Siccome sappiamo tutti che in America è un problema, no? Io me lo chiedo. Cioè, come fa tutta sta gente a pagarsi le spese mediche quando tipo per partorire ci vogliono, credo, $30,000 per partorire? Quindi chissà, per andare al pronto soccorso per una minchiata quanto ci vuole. Le domande che mi faccio guardando le serie TV mentre nel mentre piango. No vabbè raga, finalmente posso vedere con voi live l'episodio in cui arriva Rossi. Io non ero una fan di come si chiamava quell'altro, adesso chi se lo ricorda più, madonna. Non me lo ricordo raga, comunque quello che c'è nelle prime stagioni. Non ero una grande fan, io preferisco Rossi mille volte. E finalmente lo vediamo. Sono molto molto happy, sembro pazza però scusate. È molto molto figo, vabbè vado avanti. Prima non l'abbiamo potuta fare perché avevo già iniziato a vedere l'episodio tempo fa, ma ora siamo pronti per vedere la sigla, perché io sì. Amore mio, ciao. Oh, altro amore mio, ciao. Tutte crash. Oh mio Dio, sì. Ciao. Oh, crash della vita, vabbè, lui da sempre. Altra crash della vita da sempre. Beh, lei, una queen. Beh, lui... Io credo crash per i vecchi. Ok, ora mi vado all'episodio, bye. Stavo guardando il mio terzo episodio di fila e vedo che tra gli attori che citano di questo episodio c'è un certo Jim Beaver. E io ero tipo, questo nome mi è familiare, ma che cazzo è? Vi giuro che non mi veniva in mente. Poi ho visto e mi sono ricordata delle 9 stagioni di Supernatural che ho visto. E mi sono detta, ma Sara che deficiente che sei, era il tuo cazzo di personaggio preferito, ma ci sei o ti fai? Comunque hashtag memories. E qui fa pure il poliziotto, che secondo me gli sta bene come ruolo. Quanti ricordi? E io e la mia passione per gli uomini vecchi. Yes. Ok. Ok raga, attenzione, stanno per fare una citazione sbagliatissima, cioè non sbagliatissima, però sbagliata. Io tipo, scusate, ma almeno le ricerche fatele giuste, no? Attenzione. Lasciate ogni speranza che entrate. Che cazzo vuol dire? Cioè, lasciate ogni speranza che entrate, cioè, ando sta il soggetto, chi? Lasciate chi? Chi? Perché, raga, mi sentivo stupida, che magari ero io, che non mi ricordavo bene la cheat, ma ho cercato su Google ed è lasciate ogni speranza, voi che entrate. Almeno citate giusto. Anche perché il personaggio che lo dice dovrebbe essere mezzo italiano. Vabbè. Amici, mi sono vista tipo 5 episodi. Quindi penso che ora andrò a dormire. Spero questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Fatemi sapere come passate le vostre giornate. Se siete tornati a scuola oppure no. Noi ci vediamo al prossimo video. Bye.